Benvenuti in campagna! Allora, oggi siamo in campagna e vi faccio vedere un pochino quello che facciamo noi qua giù. Una volta ogni tanto, una mattina ogni tanto, non fate caso all'abbigliamento, ma questo è più che altro per coprire i capelli da ragnatele varie, che poi per le valli dei miei capelli ci vuole. E niente, giacchetto, sotto c'ho la tuta quella di rappresentanza, tra virgolette. E qui abbiamo Spenchetto e Lunetta. Ora ve li faccio vedere tutti e due. Lui ve lo ricordate, Spenchino, Spenky, Spank. Eccolo, amore della mamma. E lei è Luna, che l'abbiamo portata a casa sua. Luna, vieni. Guardate che bella che è. È bellissima. E lei è Luna, che questa sarà la sua casa. È stata viziata come un maialetto. Poi, andiamo avanti, qui. Ciao galline! Hanno fatto 6 uovette. Non so se riuscite a vederlo perché mi mette a fuoco la rete. Però ci sono 6 uova qui dentro. Qui dentro c'è una cosa. Dopo ve lo faccio vedere. Poi di qua. Andiamo di qua. Altre galline qui dentro. Eccole qua, ciao! Ciao galline! Cocco da! Anche che gli rompe le scatole. Eccole qua, le gallinozze. E poi di qua abbiamo i coniglietti. Andiamo di qua a vedere anche i coniglietti. Sento un po'... Eccoli! I coniglietti! Sono tutti raggruppati lì dentro, non so per quale motivo... E niente, Spenca qui come al suo solito, noi usciamo e laggiù tra gli ulivi c'è Samuele che sta facendo l'erba per i conigli. Allora, volevo portarvi qui perché ho deciso di fare una cosa, cioè ho deciso che quando farò qualcosa farò qualche video, perché non posso mettermi a fare video quando magari non faccio niente. Allora a questo punto, visto che stamattina facciamo così e mi sa che oggi pomeriggio riusciamo anche ad arrivare a Viterbo a vedere un paio di cose, allora a questo punto, senza che mi scapi collo, lo sapevo, il ramo, senza che mi scapi collo, Luna, vieni giù amore, lei beve, mi frega niente. E quindi oggi ho deciso di vloggare un pochettino, proprio perché facciamo qualcosa, perché è inutile che poi io vi vloggo se non facciamo niente, ovviamente. E niente, tutto qua. Adesso vi faccio vedere dove sta. Mo casco, mo m'ammazzo. Spec è là, Luna è di sopra che beveva. Falla veni giù in parolone. Adesso vi faccio vedere cosa sta facendo Samuele. Questo è quello che sta facendo Samuele. L'erba per i conigli. Saluti amore. Mamma. Ciao. Lo sai, io mi sono troppo... guarda come sono grosso, mamma. Gli ulivi sono troppo secchi. No, perché sono mosci. Sono mosci? E tu patato, guardate quanto è cresciuto nel giro di un anno, è cresciuto da morire questo, diventato ancora più puzzone. E qua giù distesa che fino a 5 mesi fa, 4 mesi fa c'erano patate, fagioli, tutto qui, tutto in questa parte qua, c'erano tutte patate, fagioli, piselli, pomodori, tutto quello che noi mangiavamo praticamente. Ma qui, ma non ci starebbe bene una bella casetta con una piscina? Guardate che roba, guardate che roba. E non si può fa, non si può fa, guardate che roba. Cioè qui c'è la vigna che vabbè è seccata perché non ci serve più, insomma. Qui ci sono tutti ulivi, tutti ulivi. E qui c'è tutto questo spazio che io ci avrei fatto una casetta, ma non si può fare. E quindi
Guarda che belli che so. Eccoli, sono qua sotto. Sono bianchi e tutti e due. Guardate che belli che so. L'hai presa l'erba per i conigli, amore? Tantissima, mangeranno e si sazieranno con tutta quella, sicuramente. Guardami. Certo, sì, bravissimi, fra mezz'ora tocca ritornare i falla, amore miei, se devono campare con quella. Però apprezzo lo sforzo. Hai fatto? Sì. Quante uova hai preso? Vabbè, ne conti fuori. Quattro. Bene, pronti? Sei di là, quattro di qua. Apri, che tanto non c'è. Spank, fuori? C'hanno di meglio a cui pensare. Auro, tenta con questi piedi, ok. Quando mangiano, c'hanno di meglio a cui pensare. Che casino. Ciao, patato! Hanno preso le uovette. Ecco l'Aurora, fuori una, fuori due. Mezzano, non si vede niente. Adesso andiamo da quelle altre galline. No, basta, bro. Vai, tu esci. No. In giro, non ci sono. Fanno di nuovo questo. Ok, Euro? Sì. Bravo registrato! Ricomincio. Vabbè, ricomincio la casa. Questo è quando praticamente perdi la mano con queste cose. Che bello te la direi. No, niente, dicevo, sotto l'ultimo video c'è stata una ragazza che praticamente mi ha, non contestato, però insomma mi ha detto: ma è possibile che hai dovuto tenere i tuoi suoceri a casa se tua suocera si era fatta l'operazione al ginocchio, non ci poteva pensare il marito. Ora io non è per mettermi a discutere, perché poi io non è che ho raccontato tutto, no? Esatto, cioè io non ho raccontato tutto nello specifico, perché noi è dal 2016 che triboliamo, quindi cioè giriamo gli ospedali dal 2016 e io ovviamente non è che racconto tutto qui su YouTube, perché penso che non posso ammorbare le persone con è successa sta disgrazia, diciamo, è successa anche sta disgrazia. Che gli affari diciamo di famiglia che vanno no, di famiglia, vabbè, volte, sì, però cioè, è anche logico che se tu metti in pubblico sui social la tua vita e le tue cose, è anche normale che le persone ti dicano quello che pensano, no? Però ma se il mio suocero si poteva occupare della moglie, sarebbero stati a casa loro. Vuol dire che se sono venuti tutti e due a casa nostra, vuol dire che mio suocero non si poteva occupare della moglie. Perché probabilmente anche mio suocero non è che è un giovincello di 40 anni e sta come un fiorellino. Cioè, anche mio suocero comunque c'ha i suoi acciacchi, c'ha i suoi problemi. Quindi... prima d'apri bocca. No, vabbè, prima d'apri bocca io non ho spiegato nello specifico, uguale, capito? Fai qualche qual è domanda discorso, prima quindi di non dire, è che posso, cioè cose. È giusto anche fai che ci sia domanda, forse. Una contestazione. Quindi, però, insomma, è stata ho risposto tranquillamente alla ragazza, però ecco, volevo rispondere e volevo dirlo anche a lui, perché lui non lo sapeva di questa cosa. E poi ringrazio tutte le ragazze che mi hanno detto: ci dispiace per quello che ti è successo, di mamma e tutto quanto. E va bene. E vi dico solo che il 2019 non è iniziato per niente nel migliore dei modi, anzi è iniziato nel peggio, sempre su questioni di salute, eccetera, che non voglio entrare nello specifico perché anche qui lasciamo perdere. Però diciamo che se prima l'ansia non ce l'avevo, piano piano me la stanno facendo venire. Io speravo in un 2019 migliore a livello di salute, a livello di tragedie tra virgolette, e invece abbiamo iniziato male. Già due sono successe le tragedie, quindi figuriamoci.
Quindi speriamo che continua, che prosegua un po' meglio a sto punto, perché non so veramente, cioè secondo me ci abbiamo qualcosa. Secondo me ci abbiamo una colpa da espiare per cose che abbiamo fatto in passato. Colpa tua, po'. Sempre colpa sua. Io sono pulito come il sederino di un bambino. Oh! Madonnina questa. Vabbè. Siamo arrivati a Viterbo nel frattempo. A me mi fa male anche il braccio. Niente, mi sa che mi è venuto un herpes per troppo stress del periodo, però va bene così. Basta che non mi vengono le bolle, ma le bolle non mi vengono, i brufoli io so, mi sa da quando ho partorito Aurora che non mi vengono più i brufoli, una cosa allucinante. Però mi viene l'herpes, cioè io non ci ho mai avuto l'herpes e mi viene l'herpes ultimamente. Però vabbè, ognuno ha la sua. Che giri vogliamo fare oggi? Allora, so che da Piazza Italia ci sono ancora dei saldissimi a 2, 5, 10 euro, quindi si va direttamente lì perché dobbiamo cercare qualcosa per la comunione, perché ci hanno invitato a una comunione quest'anno, quindi dobbiamo trovare un po' di vestiti giusti per l'occasione. E poi dove vogliamo andare? Beh, siamo dentro il Liber Coop, quindi qualcosa troveremo anche da fare lì al Liber Coop. Sicuramente vorrei passare da Decathlon, tu, vero? E che tanto non mi alleno più, che ci vuoi fare? No, ragazzi, Per cioè, farmi allora. rivenire la voglia No, d'allenarmi. in effetti è vero, cioè lui da quando ha cambiato lavoro praticamente è ingrassato, ha visto la panza, non si allena più. Ma poi faccio un lavoro sedentario adesso. No, l'ho spiegato che tipo di lavoro, cioè che hai cambiato È un lavoro lavoro. rischioso, ma è un lavoro sedentario, tanto sedentario. Ragazzi, non si può volere tutto dalla vita. Tante ore in Il giro, tante lavoro ore seduto. comodo, dove si guadagna non esiste. Cioè, per guadagnare leggermente di più devi Devi comunque campare rischiare. male. Devi rischiare. Dicono dalle parti mie, devi campare male. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Mi sembra uno Ti scioglilingua. devi Ta 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 ta. adattare. Ta 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 ta. Da, da, da. E dopo questa ci vediamo dopo da Piazza Italia, che vi faccio vedere The qualcosina. winner is. Che perché? Così. Vedremo che scappa fuori. Oddio mio, poi dici che ti viene l'herpes, lo stress. No, Non so io lo stress, non guarda. è lui Se lo stressa da sé, stress. se Sì, stressa. certo, ma al solito, sempre colpa mia. Com'era? Abbiamo mangiato qui da Villa Pizza. Com'era? Tu hai preso il calzone fritto? Che c'era dentro? Mozzarella, prosciutto cotto, mortadella e pomodoro. Volevi dire Villa Villa Pizza, uguale. Poi abbiamo mangiato una caterva di patatine. Ali, ali, ali. Madonna. Poi guardate, tovagliolo. Poi abbiamo il bolide qua, pieno di vestiti da Piazza Italia, che poi a casa vi faccio vedere. No, io non so dire niente a nessuno, Ah! credo. E poi c'è il fazzoletto. Sono riuscita a fargli prendere i pantaloni, quelli che dico io. Quelli per la sua età, perché sennò si veste da giovane. Meglio per la stanza, sono più giovane. No! E lei si è fatta una marea di Ah, scarpe. vero, tante scarpe per la comunione. No, ma anche in generale, ti sei fatta un paio di scarpe da ginnastica, amore mio. Ah, Ah. paio di scarpe. Poi ha No, no, fatto. no, 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 Dopo no. lo facciamo vedere. Allora, ragazzi, noi siamo tornati a casa perché. Cioè, ho provato a cercare un vestito per Aurora, di quelli un po' frufru, così, però non l'ho trovato. Poi eravamo stanchissimi, eccetera, quindi abbiamo lasciato perdere. Siamo arrivati a casa e siamo già impigiamati. Infatti, vedete, ho il mio pigiamino. E ho qui davanti il bustone della roba. Solo che, visto che
Mi sono già impigiamata e tutto quanto. Adesso comunque tra un quarto d'ora così inizia uomini e donne. Sì, uomini e donne. Vabbè, raga, tanto uguale. Ieri sera è stata la scelta. E stenderei un velo pietoso perché veramente sono rimasta delusissima, delusissima. Comunque, volevo farvi vedere quello che abbiamo acquistato, però visto che non ho tanta voglia, adesso sono un po' stanca, mi sa che vi faccio direttamente un video haul, oppure vi metto. Devo vedere un attimo se questo video vlog è venuto lungo, vi farò un video haul. A parte degli acquisti che abbiamo fatto a Piazza Italia, tutto a Piazza Italia, ragazzi. E se no, ve lo attacco insomma qui nel vlog. Così, però mi sa che vi faccio direttamente un video haul. Vabbè, comunque, sto praticamente ragionando da sola, non gliela faccio più. Ho mandato Samuele a prendere un paio di birre perché c'ho bisogno. C'ho bisogno perché non. Cioè, un pomeriggio. Allora, solamente chi è mamma mi può capire. Passare un pomeriggio a fare shopping dentro un negozio con due bambini che non si stanno fermi e passare da un reparto a un altro, prima guarda la femmina, poi guarda il maschio, poi guarda il marito, perché pure il marito gli avevamo rifatto mezzo guardaroba. Tu praticamente hai fatto una cosa velocissima, infatti c'è un capo che l'ho provato a casa, mannaggia la miseria, a me a quando non provo le cose nei negozi penso di dovergli fare una modifica. Comunque, cioè, io sono uscita da quel negozio che ero finita, mi sono seduta, abbiamo mangiato perché erano le 6, ho detto vabbè, famo merenda, cena e facciamo prima. Sono arrivata a casa. Cioè, io non ho assolutamente voglia di rimettermi a fa un'altra volta tutto. Quindi ho detto ti prego, allora non ceniamo, al massimo spizzicheranno qualcosa loro se hanno fame. Non ceniamo, prendiamoci una birra e buttiamoci nel letto, ho detto. Perché veramente non gliela faccio più. Cioè, penso di averci anche le occhiaie in tutto questo per la stanchezza. Comunque, niente, detto ciò, io vi saluto. Aspettate, c'è Alessandro che mi è passato sopra. Vuoi salutare, amore? Lui dovete sapere che è diventato un po' furbo. Un po' furbo. Già lo era prima, adesso è diventato triplicamente furbo. Vero faccetto? No, mai fa mamma. Lui è il mio fidanzato. Dovete sapere che lui è il mio fidanzato. E niente, lui è diventato tanto furbo perché lui fa il bravo solamente perché poi sa che riceve un regalino, vero? Quindi abbiamo trovato questo escamotage per fare i bravi a scuola. Però anche qui, se, lo so che è, per alcuni è diseducativo, però sinceramente io, cioè, non è che gli regalo una cosa enorme. Che cos'è? 7 euro. Stanchissimo pure lui. Vabbè, ragazzi, niente. Poi ne riparleremo di questa cosa. Va bene. Saluti Ale di buonanotte. Buonanotte, ciao a tutti, e al prossimo video che sarà sicuramente il video haul, quindi non mancate. Ciao, buonanotte.